Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come installare Windows 11 senza l'account Microsoft. Nelle versioni precedenti di Windows bastava semplicemente evitare di collegarsi a internet e in questo modo saltavamo la registrazione o l'inserimento dell'account Microsoft. Ma purtroppo con il tempo Microsoft ha adottato una strategia sempre più aggressiva e quindi ci obbliga a registrarci o a inserire il proprio account Microsoft. Ma in questo video vi mostro come evitare la registrazione o l'inserimento dell'account Microsoft. Evito di mostrarvi il procedimento completo per l'installazione del sistema operativo, perché se siete qui significa che siete in grado, ma vi mostro direttamente la schermata protagonista di questo video. Eccola qui. Per bypassare questa schermata basterà premere contemporaneamente i tasti MyUSC più F10. In questo modo si aprirà il prompt dei comandi. Ora qui dobbiamo inserire questo comando. Fate attenzione a rispettare gli spazi indicati. Troverete questo comando anche nella descrizione del video. Una volta digitato il comando vi basterà premere invio. Questo procedimento sbloccherà la schermata e vi permetterà di procedere fin quando ovviamente il procedimento sarà valido. Ovviamente posso garantire fino alla data di oggi, cioè la data in cui ho pubblicato questo video. Ora possiamo chiudere la finestra del prompt perché la schermata sottostante è cambiata. Andiamo su accetta. Qui dobbiamo mettere il nome perché comunque dobbiamo creare un account locale. Andiamo su successivo. Password possiamo saltarla. Qui abbiamo le classiche domande dei sistemi operativi della Microsoft. Andiamo su no, almeno io preferisco mettere no dappertutto. Saltiamo la registrazione, successivo. Ed ecco completata l'installazione del sistema operativo. Se questo video vi è stato utile, potete ricambiare iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciando un bel like. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!